Ricordiamoci che in Parlamento le persone ancora sotto inchiesta o con procedimenti giudiziari sono decine. In più ci sono i loro avvocati penalisti che stanno in Parlamento. Sono una lobby fortissima. La corruzione e il malaffare è diffusa in ampi strati della classe dirigente. E questa lobby entra in azione, non lo dico io, l'ha detto il Presidente Grasso. Il Presidente Grasso, quando è stato intervistato e gli ha chiesto perché la sua legge è ferma, ha spiegato questo. C'è una lobby del malaffare che tende a bloccare tutto questo, una lobby che porta anche consenso elettorale. Insomma, torniamo alla questione, tutti innocenti fino a prova contraria. Sicuramente De Luca ha tutto il diritto di correre per torniamo alla vecchia questione dell'opportunità. Il problema è dell'opportunità, ma tu, Partito Democratico, non gli potevi dire in assenza di legge e tutto il resto, noi probabilmente diciamo fare, che non vogliamo fare correre uno che è condannato sì, sia pure in primo grado. Benissimo. È una scelta. Ma guardi, l'ha scelto i cittadini, 170.000 persone, non è il problema che l'hanno votato, il problema che avete permesso che si candidasse. Benissimo. No, Bonafede, perché sennò se i partiti non selezionano secondo dei principi rigorosi le loro classi dirigenti, allora, non possono dire e poi l'hanno votato, troppo capisco comodo. Che sentiamo. Può non piacerti, sentiamo. Però no, noi no. Abbiamo aspetta, deciso aspetta, di far aspetta. Selezionare la classe dirigente dai cittadini e i cittadini, 170.000 cittadini di correre, campani. Cioè, 170.000 cittadini campani sono andati a votare alle primarie. Perfetto. E hanno scelto a larghissima maggioranza, senza brogli, hanno scelto De Luca. Non ci siamo. Allora, ci siamo. Non ci siamo, secondo me, non ho la pretesa di avere la verità in tasca. Lo stesso Cantone oggi cosa ha detto? Che forse sulla legge Severino, che peraltro è sottoposta a giudizio di costituzionalità, forse un minimo di riflessione allora, possiamo farla, soprattutto no, sulla sospensione. Perché dopo non mi riesce a seguire. Allora, io quello che pretendo da un partito politico come elettore, sia esso il PD, PDL, eccetera, che selezioni la classe dirigente, cioè chi può correre alle elezioni in maniera più e quindi De Luca non doveva poter allora, correre, questa è la tua che posizione. È condannato in primo grado, secondo me, però fermo restando che è innocente fino a prova contraria. Perché ma se domani. Se allora, decidiamo. Peter, tu cittadino decidere, hai uno strumento, non voti per quel no, partito. No, perché se un domani sì, De Luca venisse condannato anche secondo grado fare o in via definitiva, il partito politico che gli ha permesso di candidarsi se ne assume la responsabilità benissimo, politica. Se Verdini sarà condannato, Forza Italia se ne assumerà completamente la responsabilità. No?